Un caro saluto a tutti. Oggi siamo a Villanova del Battista, in provincia di Avellino, 58 chilometri dalla città capoluogo. Paese adagiato su tre colli nella zona nord-orientale dell'Irpinia e attraversato dal Regio Tratturo Pescasseroli Candela, antica via della transumanza. Il borgo, l'antica ritualità della tirata del Giglio e tanto altro ancora nella nostra visita a Villanova del Battista. Prima di cominciare il nostro girapiedi per Villanova del Battista, vi mostriamo una veduta aerea del borgo. Villanova del Battista è un comune italiano di circa 1520 abitanti della provincia di Avellino, in Campania. Il comune è situato nella parte nord-orientale dell'Irpinia, non lontano dal confine con la Puglia. Sorge a 742 metri di altitudine sul livello del mare, a ridosso di tre colli, paese vecchio, Costa delle Rose e Spina Taverna, tra il torrente Fiumarella, affluente dell'Ufita, è la linea spartiacque appenninica percorsa da un'antica via della transumanza. Il Regio Tratturo Pescasseroli Candela, un largo sentiero erboso originatosi per il passaggio di uomini e animali da pascolo. Più tardi i tratturi fecero da traccia ad alcune vie consolari romane, che univano i centri più importanti della zona e le diverse regioni del Mezzogiorno d'Italia. Uno spettacolare tramonto sul borgo cattura la nostra attenzione. L'origine del centro urbano è incerta. Secondo un documento del XIII secolo, la prima denominazione attestabile del comune è Pulcarino, deformazione di Bulgarinus, a sua volta derivante da Bulgari, termine indicante le popolazioni slave meridionali. Delle diverse ipotesi, la più verosimile sembra quella che lo fa derivare dal nome di un console romano, Pulcher Herennius, transitato o vissuto in zona, come attesta un'epigrafe ritrovata. Nel Medioevo, annesso alla baronia di Vico da Carlo d'Anciò, il feudo di Pulcherino, Castrum Pulcareni, come noterete il nome subirà diverse trasformazioni o storpiature nel corso degli anni, ne seguì le vicende storiche fino agli inizi del 1500, allorquando fu venduto a nuovi signori. Seguirono altre importanti famiglie nobiliari. L'ultimo feudatario fu Giovan Battista de Figueroa, fino all'anno 1777. A
appartenuta nel 400 alla baronia di Vico, passò quindi al ducato di Ariano. È inoltre certo che ancora nel 500 gran parte della popolazione parlasse unicamente la lingua slava, tanto che nel 1584 venne presentata un'istanza formale alla diocesi di Ariano al fine di ottenere l'assegnazione di un arciprete madrelingua slavo. La storia di Villanova del Battista è indissolubilmente legata ai diversi terremoti che si sono susseguiti. Il comune è stato più volte devastato nel corso della sua storia, 1456, 1930, 1962, 1980, ed è stato sempre ricostruito per la tenacia e la ferrea volontà dei suoi abitanti, ma ciò non ha impedito la perdita della sua identità storica e delle tracce della sua origine. Con il tessuto edilizio infatti sono andati distrutti atti, documenti, reperti archeologici e soprattutto un grande patrimonio di uomini. La mattina del 10 settembre 1943 la comunità di Villanova del Battista si svegliò consapevole di dover affrontare un'altra giornata difficile in periodo di guerra, ma nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo poche ore dopo. Un bombardamento aereo da parte degli americani portò devastazione e perdite di vite umane. 8 persone persero la vita. 2 lapidi, nei pressi del moderno palazzo comunale, ricordano a perenne memoria le vittime innocenti di questi tragici eventi. Le casette antisismiche del rione Ariella, costruite dopo il violento terremoto del 1930, sono state completamente demolite, mentre il rione Taverna, che visiteremo più avanti, conserva ancora oggi la memoria storica di quel periodo. La visita ai caduti di tutte le guerre è sempre uno dei momenti più emozionanti dei nostri viaggi. Un momento che dedichiamo alla memoria e alla riflessione. La follia di ogni guerra, la sofferenza delle precedenti generazioni. Ci deve sempre accompagnare il ricordo e il sacrificio di tanti ragazzi che nel pieno della loro giovinezza hanno lasciato le loro famiglie, il loro paese, senza fare mai più ritorno a casa. Riprendiamo il nostro cammino. Una suggestiva scalinata ci porta su un'ampia terrazza panoramica e poi nella parte alta del paese. Il Museo Multimediale della Transumanza è una struttura moderna e particolare che gioca con la luce e con l'acqua per esaltare il paesaggio circostante. All'interno del museo, un patrimonio culturale ed antropologico che ripercorre la storia della transumanza in Irpinia.
fra le architetture civili sono molto interessanti il Palazzo Ciccone, l'antico ex municipio, e Palazzo Iorizzo, una palazzina sovrastata da una torre che le conferisce un aspetto di un castelletto. Il nome Villanova, città nuova, a cui verrà aggiunto del Battista in onore del santo patrono del paese, San Giovanni Battista, comparve solo nel 600. Tra gli eventi caratteristici va annoverata la tradizione del tiro del giglio, che si svolge annualmente il 27 agosto e che consiste nel trascinamento mediante funi lungo le strade del paese di un caratteristico obelisco eretto in onore del santo patrono San Giovanni Battista. Alto 27 metri, l'obelisco è decorato con paglia intrecciata e grano. La tradizione riporta che prima del 1930 venivano realizzati due obelischi, uno con granito a vena selvatica, alto 25 metri circa e a 9 livelli, e un altro più piccolo realizzato con il grano. La tradizione venne interrotta nel 1930 a causa del terremoto del 23 luglio. Successivamente venne ripresa nel 1986 per iniziativa dei villanovesi e per volontà dell'amministrazione comunale. La chiesa di Santa Maria Assunta, benché ricostruita dopo i terremoti del 1930 e 1980, custodisce alcuni dipinti del Seicento, attribuiti alla scuola pittorica di Luca Giordano, rappresentanti due scene della Via Crucis, la caduta e la deposizione della croce. Con molta probabilità facevano parte di una collezione completa, ma di questo elemento non si hanno certezze, così come è ignoto l'anno in cui furono donate alla parrocchia. The Gypsy Madonna. In space to the holy misty mountain, and I look at your face. Have I known thee just this once or long ago? The Gypsy Madonna. Senses, they desire you like sea pounding waves, broken fences. Il rione Taverna, come abbiamo già detto, conserva le casette antisismiche costruite dopo il terremoto del 1930 e la casa dell'ECA, tipica architettura civile del fascismo. Il rione, immerso in una spettacolare pineta mediterranea, è stato ben riqualificato urbanisticamente.
comparto agroalimentare costituisce il settore trainante dell'economia locale. La campagna circostante è piacevole, coltivata a cereali, anche se diffuse sono la barbabietola da zucchero e il tabacco. In particolare il territorio si caratterizza per la produzione dell'olio DOP, extravergine irpinea, colline dell'Ufita. Viaggio a Villanova del Battista si avvia alla conclusione. Irpinea, terra di vita vera, terra da visitare. Arrivederci dall'Irpinea d'Oriente, arrivederci da Villanova del Battista.